Oggi avremo insieme nuovissimi slime di Halloween arrivati dalla Cina, precisamente da Wish. Vediamo insieme come sono, ma prima di scoprirlo, ovviamente, sigla! Yolanda Switch. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao a tutti amici, io sono Yolanda Switz ed oggi sono tornata con un nuovissimo video dove andiamo ad aprire insieme degli slime super misteriosi ma super spaventosi arrivati dalla Cina. Ma prima di iniziare questo video, ovviamente lasciate un bellissimo pollice in su, iscrivetevi ed attivate la campanella perché tutti i giorni su questo canale ci sono sempre nuovi video alle ore 14:30. Vi voglio anche ricordare di andare a visitare il mio sito www.yolandaswitz.it perché nelle prossime settimane ci saranno, ragazzi, calendari dell'avvento dedicati agli slime fatti interamente da me. Seguitemi sui miei social. Io direi quindi di cominciare. Voi siete molto importanti perché dovete dare un voto da 1 a 10 a questi slime che io vi mostrerò e fare una classifica. Allora, qua abbiamo due scatole misteriose. Qua abbiamo gli slime che si vedono. E dovete indovinare anche nel complesso quanto ho speso. 20 euro, 30 euro, 40 euro. L'unica cosa che costa un po' in più, purtroppo, è la spedizione. Gli slime sono carini, anche le confezioni. E di cominciare prima da questo trio di slime. Allora, amici, io ho il bisogno di avere gli occhiali perché ovviamente non ci vedo. Andiamo ad aprire questi slime. Eccoli qua. Questo è un trio di slime. Io vorrei aprire quello arancione. Qualcosa mi dice che questi slime siano tutti quanti uguali, ossia Butter barra Fluffy. Allora, mi aspettavo peggio, ok? Perché le recensioni non erano granché. Un po' appiccicosi, speriamo non siano troppo appiccicosi. Allora, dentro ci sono anche, guardate, gli sprinkles. Wow! Aspettate, ma io ho sentito qualcosa. Anche uno charm! Lo slime ha quell'odore appunto di limone, classico profumo dei classici slime, diciamo cinesi. Però lo slime di per sé è un po' appiccicoso, però ragazzi, è molto bello. Dentro credo che ci sia la clay, quindi è molto, diciamo, cremoso, quasi butter. Vedete come cola. Quindi per il momento mi piace e il mio voto per questo singolo è un 10. Ora vediamo un pochino questo qua nero. Vedete, sopra si vede addirittura lo charm. Guardate qua che bello! Molto morbido anche questo qua. Togliamo lo charm. Nero su nero, quasi non si vede lo slime. Lo metto qui. È proprio una clay. Cioè, è morbido morbido. Vedete? Sembra quasi una pasta modellabile. Io preferisco più quando sono slime slime, quindi per esempio con la colla trasparente oppure fluffy. Questo arancione era molto più carino perché aveva anche le decorazioni di charm all'interno, questo invece aveva solo dei glitterini. È bello, mamma mia, mi sono sporcata tutte le mani di nero, però gli do un 9, non gli do un 10. Vediamo questo verde all'interno, vedete qua ragazzi, tutti i glitter e le decorazioni. Diciamo che appiccicaticcio ha una consistenza differente da quell'arancione, un po' più duro e dentro c'era questo charm a forma di gufetto. Sì, allora un pochino forse si spezza un po', è un po' gelatinoso rispetto a quello arancione. Anche questo, vedete, anche questo ha lo stesso profumo. Ci sono dentro le decorazioni, quindi gli sprinkles, vedete qua anche qui. No, però dai, maneggiandolo e modellandolo un pochino in più, probabilmente diventa anche abbastanza carino. Dai, alla fine non è male, il mio voto è 10 perché ho incontrato degli slime cinesi peggiori. Quale scegliamo tra questi tre? Scelgo questo qua. Vediamo, questo è veramente carino. È di tre colori, come il candy corn. Allora, sembra come se all'interno ci fosse anche un po' di neve. Guardate! Oh! Ci sono anche gli sprinkles, ma non ci sono, non c'è uno charm, secondo me, non c'è la decorazione dentro il pupazzetto. Il colore che alla fine esce è molto bello perché esce comunque arancione. Comunque, abbastanza carino, vi devo dire la verità. Ci sta, anche se non c'era lo charm dentro, comunque
Lo slime scoppietta. Hanno tutti quanti più o meno la stessa consistenza, quindi il mio voto è 10. Questi due slime qua, guardate quanto sono carini. Voglio aprire questo trasparente. Vedo anche delle, non lo so, delle stelline. Boh, vediamo com'è. Allora, sembra molto gelatinoso, però guardate il colore. Guardate il colore di questo slime. Allora, sembra che voglia colare. C'è il pupazzetto dentro! Carino! Guardate, ci sono gli stivaletti della strega. Lo slime, devo dire, è così così. Ok? È un po' così così. Vedete? Però, forse scaldandolo con le mani, diventa anche abbastanza carino. L'odore sa di colla, vi giuro, sa di colla trasparente. Dentro ci sono un sacco di glitter. E un sacco di sprinkles, spero voi riusciate comunque a vederli, sono sprinkles di Halloween. Alla fine è carino, e il mio voto comunque è 10, anche se nulla di eccezionale. Poi questo, ragazzi, che dovrebbe essere tipo di Dracula, guardate sotto quante decorazioni e quanti glitter. Guardate qua quante palline, voi lo sapete che io impazzisco per gli slime, questi qua crunchy. Non me lo aspettavo, mamma mia, ragazzi! Wow! No, vabbè. Ma c'è tipo qualcosa dentro, aspettate. Ecco qua, e infatti c'è un Dracula. Mamma mia, è proprio bello! No, vabbè, raga. No, vabbè. Allora, ci sono dentro anche le palline rosse, i glitter rossi, questo slime profuma di limone, un classicone, oramai, cioè, mettete gli altri profumi dentro. Volano alcune palline dall'interno, però, raga, questo è troppo bello, cioè, è proprio lo slime perfetto, mi dovete credere, sentite? Slime preferito, è lo slime perfetto, assolutamente, voto troppo, troppo, troppo 10, guardate qua quanto è morbido, il mio preferito in assoluto, in alto nella classifica. Vediamo quale scatola apriamo. Eccole qua, due scatole di slime. Questa la sento più pesante, quindi apriamo prima questa. Ah, allora abbiamo due slime, uno e due. Io lo sapevo, li avevo visti in foto, però ancora non li avevo aperti. Ora abbiamo uno verde e uno arancione. E dentro questa scatola, ragazzi, abbiamo trovato anche delle decorazioni. Vediamo, allora, ah. Oddio, volano cose. Allora, è molto molto gelatinoso, però lo slime è davvero super trasparente. All'interno, non so se riuscite a vedere, ma ci sono gli occhietti. Però, ragazzi, devo tirare piano 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 perché si spezza tanto. Mamma mia, sentite queste cose che cadono? Sono le fishball, ragazzi. Oh, basta, basta, non posso più giocarci tanto perché volano le cose dall'interno. Poi, ragazzi, non me ne ero accorta. Ne manca un bel po' da sopra, eh! Questo qua è pieno proprio. Vediamo se è uguale. Si spezza, ragazzi. Ma perché. Oh, mi volano pezzi di slime in faccia, aiuto! Allora, è uguale a quello verde come tipologia. Sì, anche come morbidezza di slime, praticamente è uguale a quello verde. Ragazzi, ma c'è qualcosa. Oh, mamma mia, ci riuscite a vedere? Qui c'è qualcosa dentro, non lo so. Allora, se lo tiri. Così, piano 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 piano, è anche molto trasparente, vedete? Mi riuscite a vedere dall'interno? E si riesce comunque a modellare, però sentite? Bla bla bla, cioè si sente che è gelatinoso. Do un voto in più, di questo gli do un 8. Apriamo l'ultimo scatolino, vediamo dentro cosa c'è. Ah, due slime piccoli, ragazzi. Sono questi, e dentro ci sono le stesse decorazioni dell'altro scatolino. Uno clear rosa e un altro, penso, sempre butter. Vediamo un po' com'è. Ok, sempre lo solito odore. Ok, questo è bello. Non ci sono glitter dentro. Comunque, lo slime è molto bello, quasi appiccicoso, ma molto morbido. Il mio voto comunque è un 10. Poi vediamo questo. Allora, non so se sono glitter sopra, polvere, non lo so, però ci sono un sacco di decorazioni carine dentro. Palline, tipo piccole, 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 piccole.
piccole, vedete? Sembra molto carino, è molto gelatinoso. Lo slime è molto jiggly e molto duro e gelatinoso. Io do un 7,5. La serie di video di Halloween è finita con questo video. Vi ho detto fino al 2 novembre. Sono piaciuti anche questi slime. Qual è stato il vostro preferito? Il mio è stato questo. Grazie a tutti per aver visto questo video. Spero che vi sia piaciuto, intrattenuto, strappato un sorriso come sempre. Io vi voglio bene. Un bacione forte, un abbraccio. E noi ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovo video. Ciao amici.